Buongiorno, Eric è andato a fare snorkeling e ha visto tipo un sacco di squali. Poi vi metterò anche il filmato magari proprio direttamente, ma Eccola. mamma mia, mio Dio! Allora, sono 10 Dai, centimetri. raccontaci questa esperienza, com'è stato vedere gli squali da così vicino. Bello, una bella esperienza, però allo stesso tempo un po' ti fa. Quanto era grande quello là? Perché non si capisce tanto bene da là. Tipo Sembra così, dai. un metro. Un metro e 10, un metro Eh più o meno, beh, però. un metro e 20. Cavolo. Però sì, fantastico. Cioè, quasi quasi potevo toccare. Sì, penso che forse è meglio evitare. Perché dicono praticamente che in casi. Tra l'altro, bonjour, sono veramente, poi vi spiegherò come mai sono un po' così oggi, ma avevo detto che in casi di scarsa visibilità attaccano l'uomo perché loro pensano che tu sia tipo un pescione e tipo ti attaccano, quindi cioè, sei stato abbastanza coraggioso a rimanere in acqua perché si vedono nel filmato, poi li vedrete, ve lo metterò adesso il filmato, e in più punti si sono avvicinati tanto, Sì, ce n'erano adesso prima due. all'inizio ne ho visti due, poi uno non so se era sempre lo stesso o è andato via, e poi questo qua che avete visto, ce n'è che non me ne sono accorto, mi è sbucato sulla sinistra, in effetti ho preso un po' di così, mi ha preso la sorpresa, però vederli così da vicino è molto bello, Belli, molto molto bello. però no, faccio cattivi. Ma scusa, ma in acqua bassa erano, Ma sì, sarà, non so, un metro d'acqua. no? Eri vicino qua. Sì, vicini, cioè vicinissimo. Proprio appena iniziato dove iniziano i coralli. Pazzesco. Sì, bellissimo. Poi adesso in un acquario a volte. Sono pescetti. Perché oggi non è proprio limpida. Adesso Eric vloggerà e vi spiegherà l'esperienza dello squalo perché prima non vi ha spiegato bene e invece secondo me è molto importante. Vai, tieni la videocamera. Ah, devo tenerla. Sì, tieni. Tieni. Così, Sì, ok. adesso vloggi tu. Vai, amore. No, per l'esperienza di prima, in quel momento là capisci che è casa sua e che comunque comanda lui. Noi siamo solo dei visitatori, no? Sì. Lenti e Lenti, impacciati. impacciati, e che se lui vuole, il squalo fa quel che vuole di Sì. te, no? Dici che mi. Eric ha detto che sono ghiotti di foche. E Ma Eric dice sono questi sempre. qua. Eric dice anche che io sembro una foca, quindi insomma, questo promette benissimo, direi. Ma che capelli ho? Cioè, non inquadrarmi, guarda, Ma no, non non so se questi qua sono ghiotti di foche. lo so, non No, penso ma che questi ci qua non siano tante esistono. foche qua. Beh, Secondo me mangiano. ma no, qua non ci sono foche. Solo io. Finalmente, finalmente ho finito il montaggio del vlog di ieri e adesso vado a fare un bagno. Tra l'altro, mi sono portata, volevo farvi vedere anche questo. È tipo un olio secco protettivo, per capelli, per esposti al sole, mare, piscina. E quindi spero che aiuti perché li ho visti molto provati i miei capelli del mare. Oggi la situation è questa. È un po' nuvoloso in realtà, ma il mare è sempre splendido. E adesso abbandonerò questa videocamera e andrò a tuffarmi a fare un po' di snorkeling e spero di vedere anch'io uno squalo. Già visto. Forse un po' più da lontano rispetto a te, però, che erano questi incontri ravvicinati per me non sono proprio il massimo. Potrei scappare, non credo che ce la farei a stare lì a filmare con sangue freddo. Vabbè, vado a tuffarmi. Ciao!
Ragazzi, abbiamo fatto una super super seduta di snorkeling perché siamo stati fuori tipo più di un'ora e abbiamo visto, vabbè, probabilmente lo avrete già visto voi adesso nel filmato, perché tutte le scene, tutte le cose che ho filmato con la GoPro, che abbiamo filmato con la GoPro, le vedete inserite. E però non è stato bellissimo, c'erano i, che non so mai se si chiamano polipi o polpi, boh, vabbè, ce n'erano due. Abbiamo visto di nuovo gli squali, che ragazzi, mamma mia, che paura. Cioè, gli ho corso dietro ad uno e poi ad un certo punto mi sono resa conto che stava tornando indietro verso di me e ho pensato, forse non è proprio il massimo, forse magari pensa che io gli voglia fare qualcosa e quindi mi sta attaccando. Quindi poi mi sono girata, me ne sono andata e abbiamo visto la tartaruga ed è stato bellissimo perché abbiamo nuotato con lei per un sacco di tempo ed era... pesci che saltano, ed era super curiosa, ci guardava, quindi veramente una meraviglia. Abbiamo visto un sacco di pesci colorati stupendi, davvero pazzesco, pazzesco. Adesso invece vado a prepararmi, tra virgolette, che in realtà mi metterò soltanto un vestito qualsiasi, e andiamo a fare il night fishing, quindi andiamo a pescare. E non so come sarà, non so se né cosa pescheremo, ma staremo a vedere. Tra l'altro la batteria della videocamera scarica, quindi non so bene come fare, mannaggia. Le volpi volanti stanno facendo un casino. Ma io non le vedo, le sento, ma non so. Guarda qua di fronte, vedi che si muove quella... No. Nero, che penzola. Oddio, santissimo, andiamo a vederla, amore. A Eric piacciono tantissimo le volpi volanti, avrete capito. Aspetta, adesso l'ho persa. Ah sì! No, vabbè ragazzi. La vedete? Oh sì, si vede molto bene. Eccola là. Guardatela. È proprio qua. Ed è brutta, brutta e gigantesca. Ah sì. Siamo partiti ragazzi, quella è la nostra isola. Là dietro. E c'è anche un bellissimo tramonto. E andiamo a pescare. Eric pescherà per noi la cena di stasera. A posto io. Perché? Sì. Bravissimo, vai a pescare. Boh, meglio di me sicuro. Poi interessante la tecnica perché ci hanno detto che non usano la lenza. Usano solo la lenza e non la canna da pesca, quindi sarà interessante vedere. Sì, sì, qui almeno oggi facciamo così. Ok, il momento della verità è arrivato ragazzi. Questa è la nostra esca e questa è praticamente un filo con questo tramonto bellissimo, guardate che colori stupendi. Lo peschiamo. Ok, a parte i miei lividi terribili che ho sempre, non vi preoccupate, non so nemmeno come me li sono fatti. Guarda, questo è quanto. L'ho lasciato andare fino sul fondo e poi l'ho tirato un pochino su e adesso aspettiamo praticamente. No vabbè, Eric grandissimo, guardate cosa ha pescato. Mi sa che questo era quello che diceva il tizio lì, che è super buono, quello rosso. Ah, può essere, sì. Grande amore, grande. E alla fine Eric è stato bravissimo e ne ha pescati due. Il terzo, praticamente il ragazzo mi ha visto che ero molto in difficoltà e mi ha detto: senti, se vuoi posso pescarlo per te. Ho detto va bene. E quindi adesso ne abbiamo tre e li mangeremo subito questa sera al barbecue. Ci siamo seduti qui vicino all'acqua, lì c'è il muletto. Siamo arrivati da là ed è bellissimo. E abbiamo ordinato antipasto e invece ovviamente come piatto principale mangeremo il nostro pesce, come vi dicevo poco fa. E intanto abbiamo portato anche, non so cosa sia, tipo delle salsine. Una è alla melanzana e una al pomodoro, questo invece è burro, e poi del pane con i grissini. Questo è l'antipasto, ho preso le crocchette di pesce praticamente. E poi sopra non so che cosa mi hanno messo, ma purtroppo voi mi conoscete, penso che tutta la parte delle verdure verrà messa da parte. E tu cosa hai preso? Gamberi? Cocktail di gamberetti, con insalata, ananas e cocco. Oh, interessante abbinamento.
Cioè, ragazzi, mica male però, eh. Niente, niente male, non abbiamo idea di come si chiamino questi pesci. Tu hai idea? Io no. No, infatti. Però sembrano molto buoni dal profumino, vi dico la verità. Questo è lime, qui non hanno limone ma solo lime. E questa è salsa di soia. Erika, le patatine fritte. E io sto aspettando le mie patate bollite. Non ho capito se alla fine le fanno bollite o alla griglia, comunque. Sto aspettando quelle e intanto mangiamo! Il pesce, devo dire, era molto 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 buono. Mi piacevano di più... come si chiamavano? Mi sono già dimenticata. Boh, avevamo tre pesci ma due specie. Red snapper, no, sì, ma non mi ricordo com'è in italiano. Comunque, molto buono. Dentice rosso. Dentice rosso, molto buono, molto buono. Invece l'altro pesce, quello più grande, strano, con tipo degli aculei, tutto strano, era un pochino più gommoso, comunque un sapore buono, però un pochino più... sì, un pochino più forte come sapore. Non era male, decisamente da provare particolare. E non sappiamo nemmeno, perché abbiamo chiesto anche al ragazzo, al cameriere, però non sa dirci il nome inglese di questo pesce, perché è un nome tipico maldiviano a questo pesce, quindi non riusciamo a tradurlo in nessun modo. Però interessante è stato assaggiare, molto interessante. Cosa ne dici? Ti è piaciuto? Stai mangiando il gelato? Erika ha preso gelato al cioccolato, perché purtroppo il suo preferito, il cocco, non c'era. Però li fanno tutti sull'isola i gelati, quindi dovrebbero essere tutti buoni. E io ho preso la panna cotta. Erika è riuscito a cacciare un geco, guardate che carino. Come ti sta in mano, tranquillo proprio. Ciao piccolo geco. Ciao. Adesso me ne vado perché non si sa mai che siete un po' troppo grandi voi. Dove sei qua? Sulla mano. Dove di là? Aspetta. Dove sei? Ah, sei salta. Wow. Che figata, ragazzi. Siamo tornati in camera dopo cena e ci hanno preparato. Guardate che meraviglia! Ma pazzesco! Sono tutto petali. Guarda che composizione. La foglia. E poi c'è la foglia. A forma di... cos'è, un colibrì, uccellino? Pazzesco. Cioè dormiamo fuori sulle sedie a sdraio, perché mi dispiace. Sì. Wow. Ah, ragazzi, che bellissima giornata. Dopo cena ci siamo messi con le sedie a sdraio in spiaggia e sotto questo cielo stellato bellissimo. Ho la maglia di Eric, tra l'altro, perché non mi sono portata niente per stare in stanza. Comunque sotto questo cielo stellato bellissimo abbiamo guardato le stelle cadenti. E ragazzi, le stelle che si vedono qua, cioè, è qualcosa di meraviglioso. Un cielo stellato che... tante stelle, io veramente non le avevo mai viste nella mia vita, una cosa indescrivibile, bellissimo, bellissimo davvero. E abbiamo visto, io 3 stelle cadenti, Eric 4, quindi vantaggio lui, però direi niente male. Una tra l'altro l'abbiamo vista entrambi, e l'ultima l'abbiamo vista entrambi, e basta. Quindi 3 desideri per me, 4 per Eric stanotte, siamo stati fortunati. E adesso qui... sono, è mezzanotte e 44 in questo momento, in Italia sono le 9 e 44 invece, e per noi invece è già parecchio tardi, perché domani vogliamo svegliarci relativamente presto in modo da poter fare colazione presto e poi goderci l'ultima giornata piena, che è domani, anche se dopo domani partiamo in realtà la sera tardi, però comunque così. E basta, adesso andiamo, nonna. Good night, mia family. Vi voglio bene.